Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Ho da farvi vedere un paio di cose della Green Stuff che mi sono arrivate proprio 3-4 giorni fa, avete visto la foto. Di quelle, due erano pigmenti per la ruggine, mi mancava il pigmento un po' rossastro e il pigmento giallo per fare i due estremi, diciamo, e quelli, vabbè, li avete visti tra le altre all'opera sulle basette degli Space Wolves, quello rosso. Ma insomma, quelli li avete già visti, i pigmenti li conoscete. Volevo farvi vedere un paio di oggetti invece particolari che ho ordinato, che effettivamente meritano davvero. Dopo la sigla. Ragazzi, allora la prima cosa in assoluto che volevo farvi vedere era come era fatta la bomboletta del primer. Questo è il primer nero e le bombolette così costano 9 euro, e vi assicuro che all'interno, insomma, ce n'è parecchio e basta parecchio. Sono 400 ml, è un matte primer black in questo caso, si mescola sempre in giù e lo riconoscete che è nero da questa ghiera che hanno messo intorno. I tappini sono tutti uguali e cambia solamente la ghiera. È molto molto bello, mi trovo benissimo con questo primer, è l'unico con cui mi trovo bene al di fuori, diciamo, del Chaos Black della Games Workshop. È un'alternativa, insomma, ve l'ho detta. Detto questo, una bella bella alternativa ai famosissimi Artis Opus so che adesso li sta facendo anche Army Painter, non vedo l'ora di provarli, fra l'altro. Comunque, intanto ho preso questo, che è appunto un dry brush series, e guardate che idea che hanno avuto. Quando voi praticamente lo andate ad aprire, la setola allora è sintetica 100% ed è molto molto più morbida di quelli di Artis Opus, che invece in mezzo hanno anche delle setole un po' più dure. A volte mi viene da pensare quasi che siano tipo cinghiale o cose del genere, però è molto interessante e chiaramente costano di più per quel motivo, probabilmente ha un misto di vari sintetici, mentre questo qui è morbido e basta. Però è veramente molto molto maneggevole da attaccare, da tenere, insomma, con la mano. Siamo intorno alle 6-7 euro e quindi è un buon... Questo è un numero, non mi ricordo, penso sia un 9 questo. È molto buono, comunque, devo dire la verità. La cosa molto interessante è questa. Allora, quando voi, ovviamente, un dry brush di solito si lascia senza la protezione, siccome non riuscite più a rimetterla, giustamente, loro hanno fatto questo sistema che praticamente vi permette di rimetterlo da dietro, arrivate davanti e questo va a stringere all'ultimo momento. Quindi quando arrivate qui è sufficiente tenerlo così e avete praticamente messo a posto il vostro pennello. Lo userò e vi farò sapere, sicuramente lo proveremo quando iniziamo il tutorial a breve della Torre del Mago, che sarà veramente impegnativo sul dry brush per, ovviamente, la pietra, e quindi andiamo a vedere le tecniche per fare la pietra e lo useremo, così vediamo un po' come va. E l'ultima cosa, che probabilmente è quella un po' più interessante oggi, è questo nuovo epoxy resin. È uno starter kit fluorescente, quindi qui che cosa c'è? Praticamente è a bassissimo odore con due componenti resina, ha un mixing ratio, vedete qua. La mixing ratio è praticamente di 2 a 1, il che vuol dire praticamente che mettete 2A e 1B, ora vi spiego cos'è, e in poche parole è un epossidico, quindi voi avete la bicomponente, da una parte avete il reagente e dall'altra parte il catalizzante, insomma, i due stanno insieme, quando li unite insieme solidificano, e potete fare praticamente le famose basette, per esempio, completamente sommerse. Per esempio, ieri stavo pensando al contenitore del Galbani, che non so se avete mai visto, sono i formaggini, sono fantastici per fare questa cosa qua. Voi mettete i Galbani, ci mettete dentro le scalette e tutto il resto, versate dentro
dentro questa 2 a 1 con quella componente lì e avete fatto praticamente la basetta in un attimo. E devo dire che è fatta bene, insomma, questa è fruttante, è fluorescente, e vedete qui hanno incastonato per esempio uno scorpione all'interno, quindi hanno fatto la gemma. Allora provo ad andare a staccare, vediamo se la faccio tranquillo senza il taglierino, e vediamo come è fatto dentro. Non l'ho mai visto, è un prodotto nuovo di Zecca che è uscito fuori giusto a fine gennaio, e in pre-order mi sembra di tipo 19 gennaio, e quindi è proprio fresco fresco di mercato, quindi vediamo un pochino com'è. Tra le altre ho visto anche ieri è uscita una cosa nuova che prenderò e vi farò vedere, che serve praticamente ad avere l'acqua sempre fresca e sempre pulita. Quindi c'è un serbatoio in alto, l'acqua scende giù, quando lavate il pennello l'acqua va sotto il serbatoio, ma è una cosa che costa 14 euro e effettivamente vi permette di avere l'acqua sempre pulita. Noi di solito l'acqua la laviamo durante una sessione nello stesso bicchiere, quindi va a finire che verso la fine della sessione il bicchiere è fatto di acqua sporca, riempito di acqua sporca, quindi dovete sostanzialmente cambiarlo. Allora, vediamo un pochino qua dentro cosa c'è. Questo è il Fluor Green, ma c'è anche completamente trasparente, quindi Crystal la chiamano, e praticamente appunto dentro c'è la resina completamente trasparente bianca che non ingiallisce, questa è la parte importante. Sto tentando di aprire senza rompere proprio tutto, ma vedo che non è proprio facilissimo. Allora, vediamo un pochino dentro come l'hanno sistemata. Allora, questo, ok. Qui, cartoncino normalissimo, oh, vedete. Allora, gommato, questo è... Ah, che bello, vi hanno dato addirittura, c'è il kit proprio, cioè fantastico. C'è un kit praticamente con due versamenti, ok? Questo è difficile da pulire una volta che si è messa la resina all'interno, perché si solidifica la resina e finisce là. E vedete, avete due di questi serbatoi che servono appunto per poi poter versare tutto, perché potete premerlo, è più facile. Qui vi spiegano appunto cosa fare, quindi vi dicono mettete i guanti per sicurezza, gli occhiali. C'è una spatolina, non so se c'è la spatolina interna, e sì, c'è anche la spatolina, guardate che kit fatto veramente bene. Gristaff ancora una volta fa le cose fatte bene, guardate, due spatoline di legno che servono giustamente all'interno del nostro bicchierino silicone, e poi abbiamo la resina che è praticamente fatta di verde fosforescente e il reagente o il catalizzatore, non so quale dei due, che praticamente va unito insieme. Vedete che in realtà sono abbastanza liquide, e quando andate a unirle insieme diventano dure, solidificano. Non ho letto in quanti minuti, 24 ore, eccolo qua. Quindi vedete, mescolate 2 a 1, ovviamente loro vi dicono di versare direttamente per prendere le misure, una in uno e una in un altro, e poi andate a versare. Beh, devo dire che in pochissimo avete veramente la possibilità di fare cose super creative. Io l'ho preso in realtà perché volevo fare su questi crateri della My Dungeon, di cui vi farò una recensione a parte, perché My Dungeon sta per uscire fuori con tutto un Kickstarter in STL fantastico, e sto stampando per loro qualcosa per provare a dipingerli in varie tipo di resina. Quindi questa è la PLA, che è quella filamenti, e a 0,1, poi ho una PLA anche a 0,5, quindi molto più cheap, e poi la resina pura. Stavo pensando di mettere praticamente una volta dipinto all'interno di questi crateri la epossidica per fare praticamente delle pozzanghere acide e chimiche, no? Oppure è molto comodo farlo uscire fuori da qualche struttura di kill team industriale, e quindi simulare praticamente i liquidi terrificanti che vengono fuori dalle fabbriche dei mondi formicaio, per esempio, no? E quindi ragazzi, questo è quanto, volevo farvi vedere queste due o tre cose perché erano nuove e interessanti. Quindi un saluto e ci vediamo alla prossima puntata dopo il recap. Oggi recensione, unboxing, puntata molto breve per farvi vedere queste due cose. Mi ha veramente interessato il sistema del cappuccio del pennello, perché alla fine conservate in questo modo anche i pennelli dry brush, che sono notoriamente quelli che si devastano prima, e dall'altra parte invece l'epossidica, molto interessante, verrò a farla insieme a voi ovviamente online, non spreco assolutamente l'epossidica senza farvela vedere, faremo insieme e vediamo un pochino cosa salta fuori dopo 24 ore. Grazie ragazzi e alla prossima puntata, ciao!